Daniele Mancinelli è un attivista del movimento Zeitgeist innanzitutto, ha un master in ingegneria genetica presso la Norwegian University of Science and Technology a Trondheim. Ha lavorato per 2 anni nell'equipe di multinazionali per sviluppo di clonazione genetica e industrie farmaceutiche, e adesso ci parlerà invece di un argomento un pochino diverso, che è le differenze, anzi i pro e i contro di un sistema sociale competitivo, che ha avuto modo di conoscere in prima persona, quindi non parla da uno che si è messo dietro al computer e si fa le sue teorie di cospirazione, ma piuttosto ha effettivamente una conoscenza dell'argomento perché ci sta lavorando da anni su queste cose e ha parlato con vari economisti di stampo mondiale e ci racconterà questa cosa qui. Daniele Mancinelli. Facciamolo tradizionale. Facciamolo tradizionale. Ok. Quindi, lo scopo di questo keynote è praticamente l'identificazione dei fattori che hanno reso il sistema economico attuale più diffuso e anche una discussione molto breve sulla sostenibilità a lungo termine di questo sistema. La società umana, come sappiamo, è in continua evoluzione. E lo sono anche le condizioni ambientali in cui essa si sviluppa. E quindi innanzitutto dobbiamo tentare di individuare quali sono le ragioni per cui questo sistema si è evoluto e si è diffuso a spese di altri sistemi, altri modelli socio-economici. E probabilmente il primo passo che dovremo fare, seguendo la logica e l'applicazione del metodo scientifico, è appunto la creazione di basi razionali su cui avviare una discussione costruttiva sul fattore appunto della sostenibilità di questo sistema economico, che è basato sulla competizione un po' a tutti i livelli, sia a livello delle persone che competono l'una contro l'altra, che di strutture più complesse come compagnie, persino nazioni che competono l'una contro l'altra. E questo secondo me è una discussione molto importante, perché potremo individuare dei requisiti che hanno reso il sistema attuale il miglior sistema magari nel passato, ma alcuni di questi requisiti ora stanno diventando la causa del suo declino. E quindi il mio suggerimento appunto era quello di considerare alcuni fattori. Innanzitutto che normalmente il modello che domina la società è in generale quel modello che permette l'accelerazione maggiore della crescita culturale. Ormai è cominciato così? Vabbè. Della crescita culturale e della tecnologia del tempo. E quindi è importante considerare che se noi vogliamo sostituire questo modello economico dobbiamo trovare un nuovo modello economico che permetta una crescita ancora maggiore e ancora più rapida della cultura e del benessere e della tecnologia di cui una popolazione dispone. Un altro fattore importantissimo da considerare è che la crescita di un aspetto che favorisce la stabilità del sistema verrà favorito dal sistema, mentre aspetti che vanno contro la crescita del sistema verranno automaticamente scoraggiati e ostacolati in tutta la maniera. Questo è importante per capire in che maniera possiamo raggiungere i nostri obiettivi sociali con un modello economico o sociale. E l'ultimo fattore che in passato non è stato rilevante, ma che ora sta diventando sempre più rilevante, è la sostenibilità del modello che noi adottiamo. Questo perché chiaramente fino a un secolo fa la popolazione in termini di dimensioni e le tecnologie di cui disponeva non erano in grado di produrre un effetto consistente e rilevante sulle risorse del pianeta, ma adesso stiamo raggiungendo dei livelli in cui siamo in grado di devastare il pianeta, quindi dobbiamo imparare ad assumerci le nostre responsabilità e incorporare nel nostro modello sociale anche il principio della sostenibilità. E la tesi che io volevo presentarvi, come vedete, l'attuale sistema socio-economico, che è basato sulla competizione a tutti i livelli, non è sostenibile nel lungo periodo. E
Se questa tesi è verificata, significa che come tutti i sistemi insostenibili produce prima un aumento del benessere e quindi gli attributi positivi vengono massimizzati e ci mostra tutto il buono che può produrre, quando poi viene raggiunto il picco gli attributi negativi iniziano a essere massimizzati e iniziamo il declino verso il collasso. E quindi possiamo cominciare innanzitutto anche da riconoscere quali sono le cose positive che questo sistema ha creato negli ultimi secoli, e però dobbiamo anche prendere nota di ciò che non funziona più, che è obsoleto e quindi deve essere eliminato. E per fare questo propongo appunto l'applicazione del metodo scientifico, e come la logica impone, la prima cosa che dobbiamo fare è creare un modello che simuli come il sistema attuale funziona, quali propensioni esprime, in che direzione stiamo andando, e se non siamo soddisfatti con la direzione che sta prendendo questo modello socio-economico, dobbiamo trovare un modo per modificare questa diciamo, direzione. E volevo proporre appunto dei fattori che sono molto importanti. Visto che siamo a un simposio sulla sostenibilità, uno è l'impatto sullo sfruttamento delle risorse naturali che il sistema produce, e in questo caso dobbiamo considerare che stiamo parlando di un sistema competitivo e chi produce di più ottiene più benefici. Quindi questo sistema è creato per creare un costante incentivo a uno sfruttamento sempre maggiore delle risorse naturali di cui il pianeta esiste. E questo ha prodotto un vantaggio eccezionale rispetto a molti altri modelli che non si basavano sulla competizione, ma magari sull'imposizione, dittature, comunismo e così via. E quindi questo sistema ha dominato rispetto agli altri perché creando questo incentivo al continuo aumento dello sfruttamento delle risorse ha favorito la crescita della popolazione umana, la crescita della cultura e di tutte le caratteristiche positive che questo sistema può sviluppare, fino a un punto in cui la popolazione e le tecnologie di cui disponiamo stanno diventando un pericolo per il pianeta. E quindi la domanda che dobbiamo farci è se questo sistema è sostenibile indefinitivamente. E la risposta penso che stia diventando sempre più ovvia. Questo sistema non è sostenibile dal punto di vista dello sfruttamento delle risorse naturali. E infatti possiamo prendere alcuni dati forniti da un'organizzazione mondiale chiamata The Footprint Network, che secondo i calcoli che hanno fatto dimostra in maniera abbastanza chiara che al momento nel 2011 per essere sostenibili avremo bisogno di 1,5 pianeti. E se la crescita del consumo delle risorse continua come sta continuando, nel 2050 avremo bisogno di 2 pianeti e nel 3000 probabilmente di una galassia o qualcosa del genere. Quindi il discorso qual è? È che se noi applichiamo un sistema che crea questo continuo incremento dello sfruttamento delle risorse e contemporaneamente lo accoppiamo con un sistema, come diceva Enrico Caldari, di tipo capitalistico, che è stabile solo in presenza di crescita industriale, noi abbiamo creato un sistema che può funzionare solo in un pianeta infinito. E quindi ad un certo punto tutti i benefici che ha creato inizieranno ad essere cancellati e tutti gli aspetti negativi che inizieranno ad affiorare diventeranno sempre più preponderanti. E se noi non vogliamo cambiare il sistema, qual è la soluzione che nelle mie discussioni, diciamo a cena con varie persone, abbiamo trovato? È molto semplice, basta trovare un lavoro che non consuma energia, non consuma nessuna risorsa naturale, è richiesto dal mercato, non è automatizzabile neanche parzialmente, a nessun livello di sviluppo tecnologico, presente e futuro. Buona fortuna. Il secondo argomento di cui volevo parlare è l'impatto sul livello di sviluppo culturale e tecnologico. Uno dei punti di forza del sistema capitalistico è l'estrema semplicità e il fatto che tende a regole molto semplici. Se tu fai qualcosa per me, io ti pago con una ricompensa. Quindi non presuppone che la popolazione abbia un livello culturale molto avanzato. Funziona bene in società fortemente stratificate a livello culturale, come lo erano per esempio nel 1600, e funziona bene anche con società più avanzate come la nostra, dove la stratificazione è molto minore, anche ovviamente se esiste ancora. Quindi è un sistema molto facile da applicare, molto facile da comprendere, e è chiaro e quindi cresce in maniera esponenziale. È innegabile che dobbiamo riconoscere che ha prodotto grandissimi benefici dal 1600, quando è iniziato ad affiorare
nella società umana fino al 1970 possiamo vedere come l'educazione è costantemente migliorata, è stata abolita la schiavitù, abbiamo raggiunto una parità perlomeno parziale tra uomini e donne, è stato abolito il lavoro minorile, sono state ridotte le ore di lavoro a 40 ore settimanali e così via. È aumentata la durata della vita delle persone, quindi non possiamo negare che il sistema ha funzionato per un po'. E per fare questo possiamo fare anche esempi storici, basta confrontare l'Occidente capitalista con l'Oriente comunista, oppure prendere stati che fino a 50 anni fa erano uno stato unico e poi sono stati separati nel dopoguerra, come la Germania dell'Ovest verso la Germania dell'Est, o come la Corea del Sud verso la Corea del Nord, ed è innegabile che c'è una differenza sostanziale. Però il problema è sempre quello della sostenibilità. E secondo me è un problema un po' sottovalutato. Il sistema è sostenibile dal punto di vista culturale e tecnologico? Anche qui, se guardiamo un po' i dettagli, possiamo scoprire che forse non è così sostenibile. Infatti questo sistema favorisce la crescita finché ogni euro che viene investito nel sistema produce un profitto maggiore dell'investimento. Quindi cosa abbiamo visto? Dal 1600 fino al 1970-80 abbiamo visto un forte investimento nell'educazione, un forte investimento nelle strutture pubbliche e una enorme crescita nel numero delle scuole, degli studenti e del benessere delle persone. Ma il problema affiora quando iniziamo a raggiungere il punto di sostenibilità. Ossia, quando il denaro che noi investiamo nello sviluppo culturale e tecnologico non produce un ritorno economico adeguato per sostenere questo costo, questo investimento diventa un peso, non è più un beneficio, ma è un peso per la società che noi dobbiamo sostenere con le tasse. Quindi, negli ultimi decenni, abbiamo assistito ad una inversione della tendenza dell'investimento di infrastrutture pubbliche, del numero di studenti che si iscrivono all'università, abbiamo sentito parole come tagli alla sanità pubblica, tagli all'università, tagli alla ricerca, una costante contrazione degli investimenti fatti. E questo perché il sistema attuale sta iniziando a raggiungere il punto di massima efficacia e adesso sta iniziando a valutare i costi dell'investimento e non vede più il profitto nel farlo. Un esempio che potremmo fare è andare a guardare i paesi in via di sviluppo. Nei paesi in via di sviluppo come Cina, India ed Africa, invece c'è ancora un forte investimento nell'istruzione, perché non hanno ancora raggiunto quel punto in cui l'ulteriore investimento non produce nessun profitto. Quindi loro continuano a investire, mentre noi stiamo fermando, perché noi abbiamo già raggiunto il punto in cui non ci servono ancora più ingegneri, non ci servono ancora più dottori e così via. E quindi non ci deve stupire se ogni anno vediamo una riduzione dell'iscrizione degli studenti all'università, perché se da una parte il costo dell'iscrizione all'università aumenta, dall'altro il guadagno di essere laureato e la speranza di avere un buon lavoro che ripaghi i sacrifici fatti diventa sempre più piccola. Quindi possiamo solo aspettarci un costante declino su questo fattore. E questo perché? Perché come dicevo agli inizi, un sistema economico non favorisce ciò che lo danneggia. Un'ulteriore crescita della maturità culturale delle persone non favorisce il sistema attuale. Quindi possiamo solo aspettarci che il sistema attuale farà di tutto per ridurre la cultura delle persone al minimo indispensabile, perché è l'unico modo per sopravvivere. E do una definizione di alcuni attributi che secondo me rispecchiano una persona che io chiamo avanzata culturalmente. Queste persone tendono a preoccuparsi maggiormente per l'ambiente, tendono ad esprimere maggiore empatia verso il prossimo e minore competitività, tendono a ridurre gli sprechi perché si preoccupano del garbage, dei rifiuti e quindi delle risorse del pianeta, tendono ad interagire in modo più costruttivo con il prossimo e spesso bypassano completamente il bisogno del denaro partecipando a progetti open source o di sharing, quindi condivisione delle cose, e ne avremo alcuni esempi in questo simposio. Tendono a concentrarsi maggiormente su valori culturali e molto meno su valori materiali consumistici, tendono a sentirsi parte di una struttura più complessa, la società, dalla quale dipendono e alla quale sentono il bisogno di contribuire per proteggere se stessi e la società stessa. Praticamente rappresentano il pericolo più grande che esiste alla crescita del modello economico attuale.
E quindi è ovvio che in televisione vedete solo cose stupide e che tendono e che tentano di diciamo, ridurre l'avanzamento culturale delle persone, perché questo è l'unico modo per proteggere le persone. In un sistema come il nostro tutti hanno bisogno di un lavoro, come ci ricordava Enrico, e il danno più grande che possiamo produrre a noi stessi finché viviamo in questo sistema è diventare persone mature. Perché questo ridurrebbe il numero dei prodotti venduti sul mercato, ridurrebbe il numero dei lavori e ci farebbe diventare disoccupati. Quindi il sistema sta andando contro se stesso e stiamo diventando schizofrenici. Da una parte dobbiamo lavorare e da una parte se lavoriamo distruggiamo il pianeta. Cosa scegliamo? Quindi questa piccola introduzione era per cercare di distogliere le persone dai singoli individui, Berlusconi o altre persone che noi individuiamo come corrotte, sono fondamentalmente coloro che hanno sfruttato meglio a loro favore un sistema competitivo. Stiamo competendo, quindi è solo naturale aspettarsi che questo succederà, e succederà in scale sempre più grandi mano a mano che la crisi diventa sempre più pesante. Quindi come cercare magari delle soluzioni un po' fuori dal sistema? Innanzitutto dobbiamo andare verso la logica e la scienza, quindi creazione di un modello scientifico avanzato che sia in grado di simulare come il nostro sistema funziona e che cosa succede quando cambiamo un parametro rispetto all'altro, e individuare quali sono questi fattori che a lungo termine potrebbero diventare insostenibili, perché una volta che voi li avete individuati potrete passare alla fase successiva, ossia aspettare che raggiunga il massimo beneficio ed essere già pronti a cambiare quel parametro per continuare la crescita del beneficio. E a livello un po' più globale direi che è ora di muoversi dall'applicazione di modelli economici che sono rigidi e statici a versioni più dinamiche e flessibili che sono concepite con lo scopo di essere costantemente aggiornate e cambiate in modo che essi possano seguire l'evoluzione umana che, come vedete nella foto, nel grafico, cresce a velocità esponenziale. Grazie per l'attenzione. Grazie Daniele.